non so perché mi ritrovo a filmare ora, forse perché mi sento un po' sola, sono un po' di giorni strani in cui ho tante sfortune che si accumulano e sono molto giù di morale. Sono successi un po' di imprevisti, casa dintorni, lavoro, sfera personale, oggi non mi sento bella, non mi piaccio nonostante mi sia truccata con i colori che uso di solito quando voglio star bene, soprattutto per la base, l'ho dovuta rifare perché utilizzando i prodotti di sempre mi segnava la pelle, mi vedevo la pelle più brutta di quanto non sia in realtà, non lo so, non mi sento a mio agio oggi. I capelli particolarmente non mi piacciono, no? Non mi piaccio io fisicamente, inizio ad avere molta ansia per il matrimonio, mancano 2 settimane e il tempo non passa, non passa e sento che in queste 2 settimane potrebbe succedere il finimondo. E lo so che è stupido, ma dopo aver passato un anno fra la casa, il matrimonio e tutto, un sacco di tempo, di energie, di soldi investiti, non lo so, mi sento impotente. So che è tutto molto imprevedibile e quindi ho ansia per questo motivo qua. Insomma, non mi sento a posto e quindi non so bene che cosa fare. Che c'è? Ebbene sì, ho portato a casa l'abito, sono troppo contenta, ovviamente l'ho riprovato per vedere che fosse tutto a posto e niente, sono veramente contenta perché mi vedo bella con l'abito addosso, quindi sono contenta. Non è stato nemmeno troppo difficile portarlo a casa in metro, pensavo fosse molto più complicato. Comunque, a parte questo, almeno è una cosa in meno di cui preoccuparsi. Adesso sono qua spiaggiata sul letto a lavorare al PC perché ho alcune scadenze. E niente, penso proprio che dopo ci sta una bella sessione di coccole ai gatti. Stavo provando a svuotare la valigia, ma Cibi si è già posizionato, secondo me, sotto sotto ho paura che riparta. E ti sei piazzata qua nell'angolino. Vero? No. Ogni tanto sei tenerina pure tu, vero?
Se mi seguite da un po' di tempo saprete sicuramente che da 2-3 anni a questa parte sto cercando di cambiare, tra virgolette, il mio modo di vivere, il mio stile di vita, switchando verso qualcosa di più sostenibile. Partendo banalmente dalla vita di tutti i giorni, la macchinetta del caffè. Sapete che la mia macchinetta va a capsule, ma io utilizzo quelle riutilizzabili, quindi di fatto il rifiuto che produco è semplicemente il caffè, che spesso riutilizzo per fare lo scrub o per concimare le piante. Non acquisto spesso. I vestiti che vi ho fatto vedere nello scorso video erano i primi di questo 2020, quindi sto molto più attenta a quello che acquisto, controllo la composizione, molto spesso mi affido all'usato. Ad esempio, una delle ultime New Entry, questa borsa di seconda mano, il mio cellulare sapete che è ricondizionato, quindi è fatto utilizzando dei pezzi già presenti, senza produrne di nuovi. Nell'ultimo Get Ready With Me vi ho parlato di Espresso, un brand totalmente italiano, quindi sto cercando di essere più consapevole riguardo al mio shopping e alla mia vita, diciamo, di tutti i giorni. Per cui quando sono stata contattata da un brand ecosostenibile sono stata molto felice di accettare questa collaborazione, perché tra l'altro è un brand che avevo già intravisto, mi sembra, su Instagram, ma che non conoscevo proprio bene. Questo brand danese è Organic Basics, che, come vi dicevo, è un brand ecosostenibile. Producono principalmente intimo, activewear, vestiti, diciamo, molto basici da tutti i giorni, e lo fanno utilizzando degli ottimi materiali, come ad esempio il cotone biologico, oppure utilizzano dei materiali riciclati. Quello che vi farò vedere contiene ad esempio del nylon riciclato, e soprattutto si assicurano che ogni persona all'interno della produzione di questi capi sia pagato il giusto, quindi la sostenibilità è veramente il focus di questo brand. A me hanno mandato un completo composto da questo top color burgundy, l'ho scelto io e mi piace tantissimo, secondo me sta anche molto bene con i miei colori, con la mia pelle, e un paio di pantaloni lunghi. Sono elasticizzati, aderiscono perfettamente al corpo, i pantaloni sono molto aderenti, non me lo aspettavo. Il top mi piace tantissimo perché la prima volta che l'ho indossato mi sembrava leggermente giusto, io ho preso una taglia SXS, in realtà già dalla seconda, terza volta che l'ho indossato non lo sentivo praticamente addosso, quindi si adatta molto bene al corpo. Nel caso del top per me è fondamentale perché utilizzo molto spesso questi tipi di top al posto del reggiseno, sia per uscire che in casa, e quindi ho bisogno di qualcosa di comodo perché altrimenti sto a mettere il reggiseno. Una cosa che mi ha sorpreso da subito quando è arrivato il pacco è che è tutto completamente di carta, non c'è una singola cosa di plastica, né l'etichetta né l'involucro in cui erano avvolti i capi, è tutto completamente di carta, e questo secondo me è un'ottima cosa, proprio perché rispecchia comunque la filosofia del brand. Un'altra cosa che mi è piaciuta da subito è che non ci sono etichette sui vestiti. A me danno molto fastidio le etichette in quella carta plastificata in cui c'è scritto come si lava, di che cosa è composto il capo d'abbigliamento. Qui è riportato tutto direttamente sul vestito e lo trovo eccezionale, perché a me queste etichette danno molto fastidio, spesso sono in prossimità di cuciture più spesse, avendo la pelle molto sensibile è terribile, quindi sono stata molto felice di questo. E come vi dicevo, sono veramente molto molto comodi addosso, si sente che comunque è fatto di un buon materiale, che c'è della cura nel dettaglio, i capi sono veramente perfetti. Loro vendono molti reggiseni sportivi, bralette, infatti sto puntando un paio di capi perché sono veramente molto molto belli, e avendo testato questi so che la qualità è comunque molto buona. Il prezzo non è proprio bassissimo, ma c'è da contare appunto che è tutto sostenibile. Da sempre preferisco la qualità alla quantità, quindi meglio acquistare uno o due capi l'anno, magari anche di intimo, ma appunto realizzati con dei buoni materiali e sostenibili. Se siete curiosi vi lascio qua sotto in descrizione il link dove poter sfogliare il loro catalogo. Ci sono diversi completi anche tipo da yoga, sapete che io ormai lo faccio in maniera molto costante, per me è importante avere qualcosa di comodo che non limiti i movimenti. I pantaloni sono approvati, tra parentesi, sotto questo punto di vista. La cosa che mi piace molto dello yoga, della meditazione, è proprio il sentire il mio corpo. Se volete poi fare un acquisto da Organic
Basics, vi lascio il mio codice sconto che vi dà diritto al 10% di sconto fino al 1° dicembre, e si tratta di un codice affiliato, quindi se acquistate qualcosa una percentuale andrà a sostenermi. Velocissimo aggiornamento di lettura, ho letto il numero 31 dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama. Dopo la lettura del 30 attendevo tantissimo il numero 31, che ha una delle copertine secondo me più belle ma anche più inquietanti della serie. Ovviamente non posso entrare nei dettagli per quanto riguarda trama, personaggi, non voglio farvi spoiler. Sono rimasta un tantino delusa perché il 30 è un numero bomba, probabilmente il mio preferito di tutta la serie o uno dei miei preferiti di tutta la serie, quindi... è normale secondo me che dopo qualsiasi cosa di normale risulti un po' più moscio rispetto appunto a quel numero, quindi non lo so che cosa mi aspettavo, forse un altro numero 30, anche se è impossibile chiaramente. Non è un numero malvagio, ma penso che sia molto di transizione, non succede in realtà granché, c'è un bel, tra virgolette, colpo di scena o comunque una cosa che non mi aspettavo, però a parte questo... è molto normale, quindi l'ho atteso tanto e sono rimasta un po' non delusa, però boh, non so, mi aspettavo qualcosa di più. Molto curiosa di sapere come andrà avanti, anche se a tratti non ci sto capendo niente, perché i tratti un po' più politici, non lo so, si passa sempre da una corrente all'altra, quindi a volte secondo me c'è un po' di confusione, però per adesso mi sta comunque piacendo tanto come serie, ve l'ho detto mille volte, per me ha molti alti e bassi però. Sto poi leggendo in prestito digitale, l'ho quasi terminato, un saggio che ho visto da Ilenia Zodiaco, ovvero Smetti di leggere notizie, di Rolf Dobelli. In pratica è un libro scritto dall'autore che da 10 anni a questa parte ha smesso completamente di guardare il telegiornale, acquistare quotidiani, cercare informazioni, news online, perché secondo lui tutte queste notizie sono abbastanza... usa e getta, più che altro impiegano il tuo tempo, ti fanno perdere tempo e non ti lasciano nulla. Ogni persona al giorno passa mediamente tra i 50 e i 90 minuti a informarsi, a leggere appunto queste notizie, che in un anno fanno un mese. E lui sostiene appunto che questo tempo si potrebbe impiegarlo in maniera magari un po' più intelligente, un po' più furba, proprio perché secondo lui queste notizie non sono rilevanti, non hanno un impatto sulle nostre vite, soprattutto... nel momento in cui le leggiamo, magari ci sembrano, non dico importanti, però interessanti, il giorno dopo già ce ne siamo dimenticati, quindi ha avuto senso usare tutto questo tempo per leggere, informarsi su qualche cosa che poi non ci rimane. È interessante, non da prendere secondo me proprio come manifesto, ma per riflettere su quanto effettivamente alcune informazioni, alcune cose che leggiamo, soprattutto online, perché veniamo spesso bombardati da tante informazioni che di per lì non dico che ci sembrano interessanti o utili, però si ha un po' questa percezione di dover essere sempre informati, di dover sempre sapere che cosa succede nel mondo, che cosa succede a tutti, bisogna sempre rimanere aggiornati. In realtà lo si potrebbe fare utilizzando, che so, delle riviste settimanali specializzati e indirizzati verso quelli che sono i nostri interessi o il nostro settore, campo, non dico solo lavorativo ma proprio di interesse. Magari ecco, invece che leggere che cosa ha fatto Tizio Caio, che cosa è successo all'ennesimo VIP, ci si potrebbe informare di più su qualcosa che riguarda più una nostra passione. Secondo me ci sono tanti spunti interessanti di riflessione. Io mi rendo conto di perdere veramente tanto tempo dietro a informazioni che non servono, e soprattutto una cosa che ho notato è il calo di attenzione e la pigrizia, nel senso che queste notizie molto spesso, soprattutto online, sono molto veloci, sono articoli molto brevi, quindi quando poi davanti ti trovi un articolo un po' più strutturato, un po' più lungo, io difficilmente arrivo alla fine, devo essere sincera.
E secondo me è un peccato, mi sta impigrendo molto, quindi mi ha fatto riflettere molto su diversi punti, in alcuni momenti secondo me è troppo esagerato. Però espone comunque il suo punto di vista, la sua teoria, in maniera anche abbastanza simpatica. Mi sentirò tra la registrazione, comunque stavo dicendo che è una lettura secondo me piacevole ed è anche breve, credo siano meno di 200 pagine. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia anche questa settimana e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!